Vediamo adesso anche un'altra cosa che voi avete già visto. La scriviamo in maniera un pochino più complicata, ma è una cosa che voi avete già visto a scienza. Quello che abbiamo visto ieri e stamattina sono sostanzialmente le tensioni più semplici. In realtà su un corpo agiscono sollecitazioni le più diverse, momento, centro, forze, di in qualunque direzione, momenti torcenti, momenti flettenti, quindi sono sollecitazioni esterne varie. Queste sollecitazioni esterne, se vado a considerare il generico elementino concio elementare, e voglio vedere quali effetti queste sollecitazioni esterne hanno sul generico elementino, cioè che stato di sforzo si genera su quel generico elementino, devo tenere presente che nella maggior parte dei casi questo stato di sforzo è di tipo triassiale, cioè quello che noi avremo saranno tre componenti di sforzo normale e due componenti, diciamo, di sforzo tangenziale per sezione, per piano, diciamo. Quindi lo stato di sforzo in una generica terra di riferimento triassiale, indicato dai alle direzioni IJK, può essere espresso sotto forma di un tensore, avete visto questa espressione? In cui vengono riportati sulla diagonale principale le tre tensioni normali e queste altre sono le tensioni tangenziali. Genericamente dovremmo avere 9 componenti del tensore. Avete visto che se il materiale è omogeneo isotropo ne considerate soltanto 6, perché la tau yx e la tau xy sono uguali in modulo. Questo vale per il materiale omogeneo isotropo. Guardate, i materiali compositi è tutta un'altra cosa, perché contano anche poi le direzioni e quindi tau yx e tau xy non è detto che siano uguali, anzi. Nel caso nostro, in quello che noi impiegheremo in questo modulo, generalmente è un tensore isotropo, diciamo il materiale possiamo considerarlo omogeneo isotropo, quindi avremo 6 componenti indipendenti di questo tensore. Vedete l'esempio, abbiamo una torsione e una trazione, la sigma x è di tipo normale alla sezione e quindi espressa come forza diviso area, sta sulla diagonale principale, la torsione dà luogo soltanto a taglio, perché lo abbiamo visto prima, questo taglio lo indico con tau xy e tau yx, è espresso da questa formula 16.800 al cubo, quindi occupano solo queste tre caselle della matrice, le altre sono chiaramente nulle. Se avessi avuto qualche altro stato di tensione magari sarebbe stato qualche piena qualche altro. È chiaro che se mi trovo in stati di tensione biassiali posso evitare di fare a meno di passare dalle matrici, perché esistono delle relazioni, voi avete visto il von Mises nel caso bidimensionale, credo. In realtà le relazioni sono un po' più complesse, perché lo stato di sforzo è sempre nella maggioranza dei casi triassiale. Ovviamente cambiando le sezioni, questo è un po' più complicato il disegno, ma credo che abbiate visto anche questo. Cambiando le sezioni mi cambiano gli stati di sforzo normale e tangenziale, perché sono chiaramente funzioni delle facce che vado a considerare. E qui è cambiata la normale, quindi mi è cambiata la direzione dello stato di sforzo su questo tetraedro. La domanda che poniamo, quello che vogliamo verificare, che probabilmente avete già visto,
E se per caso, ruotando questi sistemi di riferimento, opportunamente, quindi io prendo il sistema di riferimento XYZ e lo ruoto, voglio vedere se c'è una rotazione particolare che mi semplifica le equazioni che abbiamo visto prima. In sostanza, quello che io voglio fare è questo: preso il tensore delle tensioni, considerati dei coseni direttori, cioè delle direzioni generiche, voglio trasformare il tutto in maniera tale che mi venga fuori un sistema, una matrice di questo tipo, ma molto più semplice. Avete già visto che la matrice più semplice quale potrebbe essere? Se io trovo una rotazione di assi opportuna, posso fare in modo da far sparire tutte le tau e quindi ottenere una matrice che è quella che viene chiamata degli sforzi principali, in cui soltanto la diagonale è piena e ho soltanto tre tensioni normali principali, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Vi ricordate, penso, un po' di analisi, quindi sapete cosa sono i coseni direttori della retta, e io voglio individuare quali sono L, M ed N, mi individuano tre direzioni. Quindi io voglio trovare queste tre direzioni, capite il concetto che è la cosa più importante, poi la formula si guarda dopo. Quello che io voglio è trovare queste tre direzioni che fanno sì che queste tau diventino nulle. Per cui ho la mia terna, provo a ruotarla in qualche modo, quindi individuo L, M ed N, che sono i coseni direttori dei miei assi, per far sì che questa matrice si semplifichi e le tau diventino tutte nulle. Questo perché? Per poter semplificare la trattazione dello stato di tensione triassiale. Quello che voglio è questo: voglio trovare la rotazione di assi che esiste, che mi dia sforzi di taglio nulli e tale che la matrice diventi questa. Avete visto anche questo a scienze, credo, vero? Allora, come posso fare? Esistono svariati metodi. Cominciamo a vedere questo. Questa è l'espressione che io ho. Da questa io voglio trovare questa, cioè voglio far sparire le tau. Questo è il tensore delle tensioni principali, che io posso riscrivere in questo modo. Per cui io scriverò, faccio la sottrazione, porto questo da quest'altro lato ovviamente, prendo questo e lo porto di qua, nell'uguale. Quindi questo meno questo deve essere uguale a zero. Se utilizzo questa forma, questa che equazione è questa? Questa equazione qui che cos'è? Ve lo ricordate? È un'equazione che non ha termine noto. Che equazione è? È un'equazione omogenea. Quando è che ammette soluzione l'equazione omogenea? Quando il determinante è nullo, giusto? Il determinante della matrice è nullo, è così o no? Determinante della matrice pari a zero, lo sapete calcolare? Sommatoria della riga, delle colonne, trovate voi il metodo, quello degli, okay? Quello degli aggiunti, vedete voi quale metodo mi piace. Se andate a calcolare il determinante di questa matrice, vi viene fuori questa espressione, dove i con 1, i con 2, i con 3, che sono gli invarianti, sono espressi da queste formule. Provate a fare il conto, se vi ricordate così, opera con le matrici. Questa qui che cos'è? È un'equazione di terzo grado che ammette tre soluzioni. Reali e distinte. Quello che voglio fare è risolvere questa equazione.
sapete risolvere, Ruffini, vi ricordate qualcosa di questo genere? Quindi siete in grado di risolvere un'equazione di terzo grado. Posso? Quindi ottengo dalla soluzione della equazione tre radici reali distinte. Ognuna di queste soluzioni mi rappresenta lo stato di sforzo, non la direzione della terna, quella ancora non l'ho trovata, eh? Ognuna delle soluzioni mi rappresenta uno sforzo principale, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Devo trovare i coseni di vettori che definiscono le tre direzioni principali. Come faccio a trovarli? Prendo le radici che ho trovato, li metto nell'equazione omogenea principale, cioè prendo sigma 1, sigma 2, sigma 3, li metto nell'equazione principale, risolvo l'equazione principale e trovo le tre direzioni, cioè trovo L, M ed N che sono le mie incognite. E determino anche le direzioni. Penso che a scienza voi abbiate visto questo. Esistono anche altri metodi, molto più rapidi. Quindi abbiamo visto che io posso trovare l'opportuna notazione che mi consente di trasformare uno stato di sforzo generico in coordinate triassiali x, y, z in uno stato di sforzo sempre triassiale ma secondo tre direzioni principali, e utilizzando queste tre direzioni principali posso fare in modo che tensore delle tensioni abbia piena solo la diagonale, quindi ci siano soltanto tre termini. Ci sono, come dicevo, altri metodi che consentono il calcolo di questi degli invarianti. Uno di questi è quello che sfrutta la possibilità di esprimere il tensore sigma come somma di due termini, un tensore idrostatico, cioè è un tensore deviatorico. Che qual è il tensore idrostatico? Il tensore idrostatico è responsabile solo della variazione di volume dell'elementino elementare, mentre quello deviatorico è quello responsabile della variazione di forza. Quindi esprimendo la matrice sigma in questo modo, come somma di due termini, e tenendo presente che il tensore idrostatico è la traccia della matrice principale, della diagonale, della traccia della matrice sigma, quindi è somma dei tre termini della diagonale principale diviso 3, questo rappresenta il tensore idrostatico, quindi questo lo conosco, la mia sigma è questa qui, quindi la parte deviatorica sarà la differenza tra le due matrici che io ho riportato qui. Se scrivo la sigma in questo modo e ripeto la procedura che avete visto prima, scusate, torno un attimo indietro, di questi tre invarianti il primo vi verrà nullo. Questo che significa? Che la nostra equazione sarà più semplice perché sparisce il termine di secondo grado. Questo metodo consente una più rapida soluzione del problema, lo vedremo attraverso un'esercitazione, così come vedremo domani meglio, lo accenniamo soltanto oggi, poi facciamo un po' di esercizi. Un altro metodo che vi consente di determinare direttamente sia gli sforzi principali che le direzioni principali, che è quello dei cerchi di Moore. Probabilmente voi avete visto soltanto il caso bidimensionale. Nel caso tridimensionale i cerchi di Moore sono tre, perché gli sforzi principali sono tre, sigma 1, sigma 2, sigma 3. L'applicazione di questo metodo però presuppone sempre che almeno una delle direzioni principali sia a voi nota. Lo vedremo poi con un esempio. Credo che voi abbiate già visto come si scrivono i cerchi di Moore, la rappresentazione su un diagramma sigma tau, dove sull'asse delle ascisse ci sono le intersezioni tra i cerchi di Moore e l'asse delle ascisse, rappresentano i vostri sforzi principali.
La tau, questa qui, rappresenta la vostra tau massima. Avete anche visto probabilmente che le direzioni principali che trovate sul cerchio di Bohr, l'angolo tra la retta che individua le direzioni principali e l'asse delle ascisse sul cerchio di Bohr è in generale il doppio della rotazione effettiva che voi dovreste fare, perché vediamo questo concetto e poi il resto lo vediamo la prossima volta. Pensate a quello che abbiamo visto ieri sulla trazione semplice. Noi sulla trazione semplice abbiamo detto che una generica trave sottoposta a trazione, se vado a considerare questa sezione, la sigma è uguale alla forza diviso l'area e la tau era nulla. Se io mi muovevo con una direzione a 45 gradi ottenevo la tau massima, come abbiamo visto ieri, con la tau massima pari a sigma mezzi, ricordate? Quindi qui una rotazione di 45 gradi mi dà la tau massima. Sul cerchio di Bohr la tau massima sta qui, rispetto alla direzione sigma la rotazione è di 90 gradi, quindi è di 2 alfa. Chiaro? Direi adesso di fare, di fermarci su per il momento, per non appesantirvi troppo, facciamo qualche esercizio di richiamo delle cose che avete già visto e poi da giovedì cominceremo finalmente il corso di principio dell'orologia.